Meritati perché comunque abbiamo sofferto, sapevamo di incontrare una squadra forte, ha dimostrato i giocatori, non li conosciamo, cioè, li conoscono tutti quanti. La difficoltà maggiore poi chiaramente è stata anche restare in 10, però abbiamo retto in fase difensiva molto bene, siamo stati molto chiusi e determinati nel difendere. Quando avevamo palla abbiamo attaccato consapevoli e tranquilli. Sembrava quasi che fossimo in parità numerica, penso che questo abbia fatto la differenza. Marco, che cosa hai provato quando hai capito e hai visto che il pallone era entrato in rete? È un gol che vale una liberazione anche per te. Amarezza. No, vabbè, ma non si può descrivere, che mille cose. Pensi. Sei corso sotto la tua curva, la curva nord. Sì, sì, beh, certo, ero di strada, quindi vabbè, ma l'affetto dei tifosi del Pescara nei miei confronti lo so, è noto, quindi non è che lo scopro adesso, mi riempie d'orgoglio ogni volta, però il capitano intanto è Memo Sciai ed è giusto che sia lui e io non ambisco intanto a fare il capitano, assolutamente. Sono detto anche prima, quanti siamo? 26, quello che siamo, sono un 26esimo, un 27esimo della rosa del Pescara, punto e basta. Marco, si guarda già al futuro, guarda caso, ironia del calendario, sabato prossimo ci sarà questa partita a Chiavari contro la Virtus Entella con cui hai giocato fino a qualche giorno fa. Sì, sarà una partita stile latina, perché l'Entella, a parte che si è anche rinforzata ultimamente, poi a Chiavari è un ambiente particolare, da una parte è molto soft, però da una parte il campo è molto piccolo e loro sono una squadra estremamente aggressiva, fa dell'aggressività, della determinazione i punti cardine, quindi sarà una battaglia e non dobbiamo mollare un centimetro lì. Mister, si attendeva forse qualcosa in più lei da Calaiò e Maniero, che hanno avuto, è vero, pochi palloni giocabili, però hanno fatto un po' poco probabilmente per gli standard a cui hanno abituato i tifosi siciliani. Sai qual è il problema vero e proprio che sto notando dopo le prime partite che abbiamo fatto noi? Che comunque adesso che gli avversari ti conoscono, ti riconoscono che hai due attaccanti importanti, comunque hanno un'attenzione particolare, a volte anche nell'atteggiamento tattico gli allenatori cercano di chiuderti le giocate verso di loro, quindi non è facile tante volte per loro. Maniero poi io l'ho sostituito perché era già stato ammonito e per lui questa era una partita particolare, quindi non volevo cercare di rimanere con 10 contro 10, quindi è stata un po' questa, perché la prestazione l'ha fatta buona. Ha fatto la differenza questo gran gol di Sansovini, io ero un mancino quando giocavo, quando ho visto partire la palla lui che si è coordinato, ha calciato molto bene, fa la differenza, sai, nel calcio si dice gol sbagliato, gol subito, se Martigno 2 minuti prima faceva gol magari non stavamo qua a parlare di un'altra partita, però questo è il calcio, dobbiamo prendere atto e la prossima volta essere magari un pochino più cattivi.